Luis Rubiales è stato formalmente accusato di aggressione sessuale e coazione per aver baciato senza il suo consenso la giocatrice della nazionale Jenny Hermoso durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo femminile vinta dall'equipe spagnola. I pubblici ministeri hanno presentato la denuncia contro il presidente della Federcalcio spagnola, attualmente sospeso presso il Tribunale Nazionale Spagnolo di Madrid. Il dossier è stato aperto 2 giorni dopo che Hermoso ha accusato formalmente Rubiales. Se giudicato colpevole di aggressione sessuale, il presidente sospeso potrebbe essere condannato a un'ammenda o a una pena detentiva compresa tra 1 e 4 anni. La pena rispecchia la nuova normativa spagnola, approvata l'anno scorso, che sanziona qualsiasi atto sessuale non consensuale ed elimina la differenza tra molestia e aggressione sessuale.